Allora, ho finalmente fissato il mio vecchio engine, ho aggiunto il clip plane, il linear clip plane e adesso fa tutto correttamente. C'erano degli errori anche nel calcolo delle normal, quando importavo le cose. Ora finalmente l'ho fixato, questo è il clipping by near plane in azione. Arwing T4, c'è ancora qualche errore di rendering, però è dovuto al fatto che sto facendo il sorting dei triangoli per Z-depth e dovrei fare un depth buffer, solo che con questa libreria dovrei vedere un attimo come fare, però dopo il depth buffer è tutto risolto su questo engine. E poi ho aumentato anche un po' gli FPS perché avevo trovato un thread che faceva una wait, quindi si mangiava un sacco di tempo. Non ho fatto il clipping sui lati, sulla viewport, perché già lo faceva lui. Anche su P5GS lo faceva lui. Però, insomma, qui non avevo lo sbatti di farlo, anche perché non è necessario. Quindi passiamo alle modifiche che ho fatto. Claro. Ruota su tutti e tre gli assi. Passo attraverso. Allora, le principali modifiche che ho fatto sono state queste. Ecco qua, all'inizio avevo fatto questa modifica. Ho tolto questo vecchio codice e l'ho sostituito con il nuovo per fare il clipping col near plane. Poi avevo aggiunto questo per mostrare solo le facce con un angolo minore di 90 gradi, però avevo sbagliato perché ho fatto 3 normal dot camera forward e quindi questo l'avevo sbagliato. Vabbè, qua ho aggiunto la routine del clipping explain. Vabbè, ho messo la funzione intercept plane, la funzione is above round to plane. Ho sistemato il calcolo della normale che non ci azzeccava niente come lo facevo e l'ho sistemato. Comunque questo lo fixerò dopo. Ecco qui, lo fixerò di nuovo in questo. E qui sbagliavo nell'import del file obj, facevo v3 v2 e l'ho corretto. Qui ho sbagliato la condizione e devo fare look at tree e devo fare il dot in questa maniera. E fatte queste modifiche ho fatto l'upgrade dell'engine. Poi ho fatto questa modifica qui. C'erano alcuni file obj che non contenevano gli slash, quindi non riuscivo a leggerli. Ora li legge e faccio vedere un esempio. Adesso proviamo a visualizzare una teapot. Allora, ecco qua, teapot. Andiamo a commentare un attimo questa istruzione ed eccola qua, la UTA teapot nello world della grafica 3D nel mio primo engine. L'ho fixato e adesso ci riesce finalmente. Ci riesce un parolone perché se la faccio ruotare è la fine. Esplode. Però soddisfatto di aver fixato il possibile su questo mio primo progetto. Eccola qui.
Ovviamente questo modello ha pochi triangoli e non ci sono le facce interne, perché ad esempio qui se lo guardo riesco a vedere quella parte della teapot, dovrebbe essere triangolata pure verso nell'interno. E quindi, però se fosse triangolato dall'interno riuscirei a vederlo correttamente, però aumenterebbe di un sacco il numero dei triangoli, raddoppierebbe, e quindi va bene così. C'è il clip space, clipping plane che sta funzionando, e niente, volevo un attimo immortalare questo momento. Se invece non commento questa istruzione, la teapot viene mostrata in questo modo. Ecco cosa si vede. Sì, se non commento quell'istruzione. Avevo concepito male il translate, perché nel file della teapot ci sono. Non è normalizzato la teapot e quindi va tutto a puttane. Ci sono delle coordinate nel file che hanno dei vertici che hanno lunghezza maggiore di 1 e quindi esplode tutto. E non è un problema del file, perché dovrebbe essere possibile avere dei vertici con dimensione maggiore di 1, con lunghezza maggiore di 1. E quindi va rifattorizzato proprio il modo in cui si traslano e ruotano gli oggetti, perché se io decommento quell'istruzione funziona tutto e funziona su altri oggetti quell'istruzione di translate, che però hanno tutti i vertici normalizzati. Questo è un promemoria, diciamo, per quando lo vorrò fissare questo fatto. Io ne sto costruendo un altro di engine, non ne vale la pena buttarci tutto sto sangue. Ho fatto questi fix, pace.